diciamo, in questa iniziativa che è organizzata dall'associazione cacciatori della Federcaccia di Gonselice, mostra ornitologica, mostra fotografica dei cacciatori locali di ieri e di oggi. Qui con noi c'è l'organizzatore e presidente della sezione cacciatori, a cui chiediamo di spiegarci un po' questa iniziativa, ecco, lo scopo di questa iniziativa e il coinvolgimento soprattutto dei ragazzi delle scuole. Sì, ho il piacere, l'onore e anche l'onere di rappresentare la sezione dei fotografi di Gonselice, però il vicepresidente che ha introdotto, Penazzi Roberto, ha sicuramente detto un po' la bugia, perché il vero animatore e organizzatore è stato lui, è partito dalla sua idea e gli onori vanno tutti a lui. Però assieme comunque abbiamo cercato di collaborare per cercare di fare un'iniziativa in cui il nostro intento era di far conoscere anche alle scuole, soprattutto agli alunni delle scuole, la caccia, che la caccia non dovrebbe essere l'atto finale che il cacciatore con lo sparo fa, ma è tutto l'insieme. Potremmo iniziare a dire quello che non è la caccia, e cioè non è per fortuna nostra una necessità, non è uno sport, però è sicuramente una passione, una grande passione che ci accomuna ancora oggi tante persone che vogliono cercare di far conoscere, oltre alla fauna della nostra, specialmente della nostra zona, la fauna autoctona, non solo, perché qui c'è una parte di tutta la fauna europea, perché la conoscenza credo sia l'unica cosa giusta da portare avanti con i ragazzi, con i giovani, spiegando anche a loro che, come dicevo, la caccia è una cosa innata, una passione. Una volta lo facevano per necessità, però ognuno dentro di noi ha questa, io almeno ho questa sensazione, perché altrimenti non mi saprei spiegare come fare alzarmi la mattina alle 4 sotto la pioggia, sotto il freddo, la neve, stare delle ore in silenzio senza dire niente, aspettare, guardare la natura e aspettare il selvatico se arriverà, fermo, immobile, cose che nella società ormai nessuno sta più zitto e quindi ecco, questo è più o meno quello che noi avremmo piacere che apparisse. Riprendo l'iniziativa, la manifestazione che abbiamo organizzato si conclude domani, che è sabato 26 maggio, con una serie di interventi. A questa iniziativa di domani abbiamo dato un titolo, che è quello che più ci distingue dell'iniziativa. Il titolo è A caccia di vita, come arrivare da dove ti trovi a dove vorresti essere. Noi abbiamo fatto questo titolo perché riteniamo che per noi è fondamentale intrecciare quello che è la vita e quello che è la caccia. Domani ci saranno dei relatori che parleranno, quasi tutti non sono cacciatori, e sentiamo sentiamo la necessità proprio di esprimerci, soprattutto di esprimere, come posso dire, con un dibattito quello che sono quelle che sono le risorse della terra che possono integrarsi con la caccia, con l'attività venatoria.